Boom, boom, beat, beat, la Beat Generation, George Harrison, Dinner Light, il Dado Jenkins, Un involucro quacquero, In odore di Artemio, Il mondo delle ombre, Il suo teatro, non era meglio suonare Gamelan tutto il giorno? Poi anche quella esperienza venne accantonata. Inconsistenza e incostanza di L, se un nome possiede un tono evocativo, dopo che l'ultimo desiderio fu esalato e non trovò concordia né i giudici né la giuria dell'inconscio. Vi siamo giunti, dottor Freud, una sentenza è sostituita da un'altra, non ha lasciato il posto vuoto, non dico lo spazio, bensì il tempo. Il tempo del sogno era una corda che si diverte a fingersi serpente, se fosse così e l'illusione fosse manovrata. Un pensiero si intrufolò furtivo nella sua mente per avvertargli, rammentargli, che anche le foglie morte sono sospinte dal vento e che l'uomo le vede ma non ne intuisce la sede ultima ancestrale, anche quello però era astrazione, e della specie peggiore, infame o infima, come appariva ai puri di cuore. Sobbalzi, fucine, anche alchemici, oro scarlatto, non del volgo, si perdeva tutto, anche quello nella notte nera di promesse, gravida di un sogno ricorrente che, già la parola ricorrente, lo faceva inalberare perché sapeva cosa c'era dietro, se solo la realtà fosse stata diversa, per una notte. E lo era. Il sogno irrompeva cicli imprevedibili e forse per questo sembrava onnipresente, di non abbandonare. Tentò di districarsi con qualche sogno minore, poco significativo, dove faceva l'artigiano e costruiva stupendi monili per le madri adottive, senza sforzo ma con dedizione e volontà, giocattoli immortali per trascorrere il tempo. Mise in un vaso i tre tesori mondani, la sofferenza, la sfrontatezza e l'inganno, sedusse se stesso con il miraggio del piacere, si fabbricò persino ancelle auree dal colore d'ebano che scintillavano al buio nell'attesa di ingannare i suoi sogni e narrarsi storie stupende e vane. Lui, l'uomo dal fascino irresistibile, non si concesse che a poche intime, tanto quanto basta, lui dalle sembianze di maschio, con il suo ingegno dettava ordini e le creature meccaniche della sua libido non potevano disattendere. Cadde preda di reti invisibili, di cui ogni ragno sarebbe stato vittima, e fu respinto, mentre il suo seme schizzava sul terreno, creò amori non consumati, non voluti. Fu il primo a credervi e a restarne imprigionato, novello Merlino, imbrigliato da Morgana nel blocco di ghiaccio che ne deturpò la libertà, per non dire la vita in cerca di muse che ne ispirassero il lavoro, quale non se lo ricordava. Frenesia e sensualità, capri espiatori e ostaggi, teogonie amare, per chi non sa amare. Elle accettava il calice del destino senza chiedersi se fosse stato l'unico o il più prelibato. Avvampava i suoi sentimenti con passioni non vissute, perciò imperiture. La corda lo faceva fremere nelle sue trasformazioni, peregrinazioni appassionate, senza meta. Allenava la saggezza tra i colori rosei di un campo di battaglia, si faceva minuscolo ma non pigmeo, non si adattava a uno stile aspro, non acre, aveva una mente tutta sua che si concentrava sulle tracce dei discorsi che intratteneva con se stesso. Nessun altro, nei primi anni di vita difficili, perché non si dava amnesia né anamnesi, medico deluso sfortunato, sarà un solitario che gode dei suoi sogni, occorre che altri entrino in rapporto e ne prevengano i desideri per compiacerlo anzitempo, ma non lei. L, troppo serio, troppo scontroso, troppo osso, troppo scontato, prevedibile, immaturo, fragile, è la parola più bramoso di macchine che di persone. Ma quando? Mai è la risposta, non stimolato dal profitto né dalla competizione, entrò nell'arena sociale durante il sonno dei leoni. Non destò attenzione né la voleva, passò inosservato mentre tutti gareggiavano per emergere, si lasciò circuire dalla speranza dell'anonimato, lo invocò per pentirsene, tornare senza storia, il grido spessore dei suoi giorni. Cercò qualcuno senza storia e lei seppe stare al ruolo che è il physique du rôle, l'appassionato tremebondo incendio del passato, non lasciò che la voglia pazza di allentare le redini. Quando quel sogno venne a turbarlo, trovò campo fertile per deliri ineffabili. Si sforzò di respingerli e vide com'era andata. Passava le serate in una torretta di legno quando le spie lo abbandonarono e poté votarsi alla sua occupazione favorita, l'incubo multicolore della corda e del serpente.